Dopo Pozzo e Berzot, Marcello Lippi è nella storia del calcio italiano, in particolar modo perché ci ha regalato il quarto mondiale. Un mondiale e una vittoria inaspettata, quella del 2006 in Germania, perché era una nazionale dilaniata dalle polemiche di Calciopoli. Eppure Marcello Lippi riuscì a conquistare questo straordinario successo in virtù delle sue capacità di creare un gruppo, una squadra solida, affidabile, convinta, contro tutto e tutti. Marcello Lippi non è solamente l'allenatore del quarto mondiale della nazionale italiana, ma è un allenatore di fama internazionale che ha costruito i suoi successi attraverso soprattutto la sua permanenza alla Juventus, una storia molto lunga, iniziata nel Pontedera nel 1985-86, proseguita in una serie di squadre toscane per poi approdare al Cesena, quindi all'Atalanta, al Napoli nella stagione 93-94 e poi il salto, probabilmente inaspettato dai più, alla Juventus, un connubio che ha avuto un grande successo, un grande risalto, perché la sua Juventus fu capace di vincere 5 campionati. Poi le esperienze non particolarmente fortunate all'Inter, quindi il Guangzhou Evergrande, con il quale ha vinto altri 3 campionati, e anche l'allenatore della Cina. Ma insomma, Lippi è un'icona del calcio nazionale, ma del calcio internazionale. È uno dei grandi. Marcello Lippi è nella storia del calcio mondiale. Come dicevo, è evidente che la sua storia in nazionale e quella alla Juventus siano i pilastri di una carriera importantissima e straordinaria. Una Juventus che lui forgiò, una Juventus che in qualche maniera non ha rubato gli occhi per un calcio spettacolare, ma per un calcio veramente concreto, un calcio fatto di gruppo, un calcio anche spregiudicato, se vogliamo, perché quella Juventus che ricordiamo aveva 3 giocatori in attacco come Ravanelli, Vialli e Del Piero. E oggi, se pensiamo a tutte le dinamiche, a tutte le discussioni che si fanno intorno a quelle formazioni che non riescono a reggere il peso di tanti attaccanti in campo, ma molti ricorderanno, avranno ancora negli occhi l'immagine di quella Juventus, del sacrificio, del lavoro che comunque tutti erano in grado di dare, compresi e soprattutto per primis gli attaccanti, Vialli, Ravanelli e Del Piero, con le sue invenzioni e con le sue giocate. Rispetto ad oggi sono cambiati evidentemente gli stili di gioco, è cambiato il calcio, ma Lippi sicuramente con la sua Juventus e poi con la nazionale ha fatto la storia, dicevamo. E oltretutto non ci sono solamente i campionati a parlare di Marcello Lippi come un grande, uno dei grandi allenatori della Juventus, ma anche perché con Marcello Lippi la Juventus ha vinto la sua ultima Champions League all'Olimpico di Roma contro l'Ajax di Litmanen ai calci di rigore, un grande successo di straordinaria importanza se consideriamo poi quanto negli anni e ancora oggi la Juventus ricerchi con grande forza, con grande tenacia, un ulteriore successo in Champions League. Marcello Lippi è un po' un padre famiglia, un uomo che sa cementare la squadra, il gruppo. Di questo diciamo, rimane impresso il suo lavoro nella Juventus, come dicevamo, e poi nella nazionale, perché quel 2006 che ci portò alla vittoria è stato un qualcosa di straordinario, perché è nato dal nulla. C'era grande scetticismo su quella nazionale, con un Totti recuperato all'ultimo dopo un grave infortunio, ma che Marcello Lippi ha voluto portare e che si è coccolato, no, nell'arco dei mesi della rieducazione e del recupero da parte di Francesco Totti. Una squadra che non ha mai mollato su ogni pallone, perché fu quella la forza di quella squadra, al di là evidente delle grandi capacità tecniche, perché in quella squadra appunto c'era gente come Totti, c'era Del Piero, c'erano tanti calciatori di qualità e di quantità, tutti che si mettevano al servizio di una squadra, sapevano sacrificarsi, sapevano giocare l'uno con l'altro e c'erano portatori d'acqua, no? Perché era anche il mondiale di giocatori magari
che dal punto di vista tecnico non erano di grandissimo livello, ma che inseriti in quel contesto voluto da Lippi avevano una straordinaria efficacia. Mi viene in mente un giocatore come Perrotta, ad esempio. E insomma, Lippi ha saputo costruirsi veramente un palmarès di grande e di straordinaria importanza, e ora, diciamo, ha chiuso o sta chiudendo la sua carriera con un respiro internazionale. Non è un caso che la Cina, che vuole costruire una potenza anche calcistica, abbia puntato su Marcello Lippi, prima con le squadre di club e poi con la nazionale, che comunque lui abbia saputo creare un filone raccolto anche da quel Fabio Cannavaro, che è il simbolo della nazionale del 2006 e che in qualche maniera proprio in Cina ne sta raccogliendo l'eredità.